stiamo parlando anche di folklore, non so se ce ne siamo accorti. Sì, stiamo parlando di folklore, però dal folklore alla generalizzazione, cioè, soprattutto c'è tre persone che non si riconoscono in questa iconografia. Ma chi è il folklore? Il Papa è vestito folkloristico. Sì, sì, e la combattono, cioè, poi si diciamo, come dire, schiacciati, andare dal peso della storia, dell'iconografia, per chi ce lotta continuamente, ogni giorno, combattendo ogni giorno contro le persone, eccetera, eccetera. E come dire, è ingiusto. Quando sono andato a Washington al congresso mondiale dell'AIO, c'erano molti rappresentanti, tra l'altro, dell'India. Era forse una delle dopo gli statunitensi e i norvegesi, erano forse la delegazione più numerosa, erano gli indiani. C'è una storia della razionalità indiana che è antichissima, è più antica addirittura della razionalità greca. C'è un bellissimo libro di Amartya Sen, L'altra India, che la racconta proprio. Addirittura si parla che il primo testo razionalista indiano è addirittura di 4.000 anni fa, cioè testo di racconto tramandato, eccetera, eccetera. Però l'India poi è anche un'altra realtà, no? L'India poi, tra l'altro, nell'immaginario collettivo europeo è ormai diventato qualcosa di... Però, diciamo, il razionalista... Gli indiani razionalisti hanno lo stesso problema che hanno i napoletani razionalisti, cioè nel senso, un'immagine oleografica ormai dell'India che è, diciamo, tipo un blob, copre tutto... E loro non rientrano nello stesso, diciamo, calderone, quando in realtà sono delle persone che vanno nei villaggi. Questi fanno proprio attività sul campo, si vorrebbe dire, vanno nei villaggi a spiegare come funziona, diciamo, come funzionano realmente le cose. Quindi è chiaro che non si può generalizzare, cioè, la generalizzazione è sempre sbagliata. È anche chiaro che poi viviamo in una società, forse siamo sempre vissuti, cioè l'uomo forse sempre vissuto in una società riduzionista, nel senso che poi si semplifica perché la semplificazione agevola la vita, la classificazione agevola la vita, è molto più semplice. Siamo nell'arena dei razionalisti, degli speculativi, no? Cioè, ci si attende che noi sappiamo interpretare i messaggi in senso non riduzionistico. Questo dobbiamo cercare. Grazie della partecipazione. Arrivederci. Dobbiamo propendere affinché, diciamo, non ci sono letture non iconografiche, anche se rappresentiamo realtà, insomma, in cui l'iconografia, insomma, questi fenomeni appaiono come folcloristici e pittoreschi, dobbiamo lottare per letture più razionali, insomma. Anche perché questo vale anche per tutti, perché se un milanese, sono milanese trapiantato a Roma, mezzo napoletano, cioè, voglio dire, il milanese magari dice queste cose a Milano non accadono, però poi per un osservatore straniero, comunque l'Italia, per fare riduzionismo anche lui, l'Italia c'è, cioè, dentro queste cose, diciamo, quando io andavo a dire appunto agli stranieri, ai norvegesi, no, perché in Italia un tribunale italiano ha deciso che il crocifisso, ha stabilito che il crocifisso era un simbolo di laicità, si rotolavano nelle risate, perché per un norvegese un'affermazione del genere è ridicola, dice no, mi stai pigliando in giro, cioè non può essere così. Invece questa è l'Italia tutta, perché per Consiglio di Stato rappresenta da Bolzano, io togli del Corriere Napoletano, che minaccia voleva. Sì, no, non ho in mente niente quando parlava, che poi non si è parlato, che no, si è parlato anche di San Gennaro. Ma se ricordo bene, San Gennaro prese parte di quel pacco, chiamato un gruppo, il circa 200, non so quanti, i Santi Cassali, che furono Cassali, sì, per il Paolo VI, che non è 1972, qualcosa del genere, cioè quelli che non c'è una evidenza reale per cui dovevano essere in curia, e non erano considerati più santi dalla Chiesa Cattolica. Sei risposto da solo, dopo Paolo VI che venne? Giovanni Paolo II ne ha fatti quanti di quei punti, si è rifatto, ne ha fatti quanti, ha colmato il fuoco, no, ne ha rifatti quanti ce n'erano prima, aveva fatto santificazioni forzato, insomma, ma poi non mi ricordo come è finita la storia, so che c'è stata una mezza sollevazione anche questa folcloristica popolare. Ma poi cosa ha fatto? Che è stata la versione ufficiale? Posso rispondere io? Allora, la Chiesa fece sto taglio dei capelli, no? Perché non erano storicamente riconosciuti, no? Ci fu una sollevazione napoletana e di tutta la zona per San Gennaro, no?
Allora, siccome il corso del fatto del suicidio, la Chiesa non riconosce il suicidio e non può essere seppellito nella terra consacrata, qual è l'escamotage? No? Lì, che quello mentre stava morendo ha pregato Dio, no? Quindi automaticamente può essere seppellito nella terra consacrata. Uguale cosa? Si sono trovati questa rugna di San Gennaro in maniera scappata, no? Allora che hanno detto, cioè, vabbè, c'è la cosa, è come dicevamo noi, no, non è riconosciuto la storicità del suo San Gennaro, però il culto popolare è talmente alto che lo hanno reintegrato de sponda, come per acclamazione, no? E fanno finta di niente. Sì, ma non è esistito come ha fatto miracolo, anche in seguito sono stati creati dei santi la cui storicità non è attestata, quando Giovanni Paolo II ha proclamato la storicità del testimone del miracolo a Vergine di Guadalupe. Si sa che non c'è storicità, assolutamente nessuna traccia della storicità di questo personaggio, però è stato proclamato lo stesso, quindi di fatto è stato fatto una specie di condono. Sì, condono, diciamo, esatto, così. Probabilmente hanno buttato fuori un certo, adesso non lo conosco bene la versione, sì, non ricordo, quando ero ragazzino, però ne fecero fuori molti, ma probabilmente poi per alcuni di questi, per cui le proteste furono un po' più. Piano piano sono state reintrodotte. Da possibile pure messo in discussione, se fosse per San Paolo, Cristo sarebbe anche. La storicità di San Paolo non ha conosciuto Cristo. Appunto, però l'ha visto, creato. La storicità di Cristo è documentata solo nel primo secolo da una testimonianza fatta 5 anni prima. Da ragazzino poi. Di? Due righe di Giuseppe Flavio, perché il resto sono solo testimonianze cristiane, non ce ne sono altre. Quindi non è sì, un pianeta in essere un po' pericoloso per la Chiesa cattolica. Ecco, io quando morirò, subito se vuole dopo, divento una brava persona. Tutti. Padre esemplare, tutta la gradazione. Se non ci sono altre domande, vai tranquillo, vai. L'ultima ripresa è venuta un po' mossa. Se non ci sono altre domande, chiuderei qui. Ringrazio Calogero per questa lezione veramente interessante. La potrete rivedere sul net e vi rimando al prossimo incontro. Grazie.